Sono molto lieto e molto onorato di poter partecipare questa mattina a queste considerazioni aggiornate piuttosto dalla parte di importanti esperti come la dottoressa Jennifer Roach-Morse e il professore Manfred Spiker, perché veramente la Centesimus Annus rappresenta un nuovo momento ecclesiale. Devo ringraziare di cuore l'invito all'Istituto Acton e al Padre Cirico e a voi tutti per la vostra presenza. Alcuni aspetti vorrei sottolineare. Il primo, come la Centesimus Annus rappresenta una maturità nella dottrina sociale della Chiesa, specialmente nella centralità riconosciuta alla famiglia. E questo ha una piccola storia. All'altezza o nella preparazione della Rerum Novarum ci fu un importante capitolo e fu consacrato al tema della famiglia. Oggi abbiamo tutta la storia di come fu fatta quella enciclica e le fotocopie delle diverse redazioni. È una sorpresa come, avendo un capitolo nelle diverse redazioni preparatorie, questo capitolo sulla famiglia scomparso. Non fu mai pubblicato e nessuno sa dire perché. Ma dopo, nello svolgersi della dottrina sociale della Chiesa, incominciò ad essere recuperato. E io penso che il momento di una piena e valida recuperazione è la Centesimus Annus, perché è nel centro del pensiero della Chiesa l'uomo, ma l'uomo nella sua realtà familiare. E i numeri 40 e 41 della Centesimus Annus rappresentano per noi le testimonianze scritte di quella nuovissima ed importantissima situazione. Fino al giorno d'oggi, nel quale la pubblicazione del compendium sociale della Chiesa ne ha tutta una parte assolutamente centrale, per la quale il nostro dicastero ha da vicino collaborato, perché si veda veramente come tutta la società, la politica, l'economia, ha la centralità dell'uomo e della famiglia. Secondo aspetto che è un po' complementario di questa prima considerazione, rappresenta la Centesimus Annus una maturità illuminante dopo un certo eclisse prolungato nel tempo della dottrina sociale.
visto il problema da punto di vista dell'America Latina, diventava per noi molto più chiaro. Ci fu un tempo buio, anche turbolento, come padre Ciricco ricordava, riguardo alla stessa dottrina della Chiesa. E nell'America Latina e un po' nel mondo abbiamo conosciuto questa posizione. La dottrina sociale della Chiesa non aiuta molto alla liberazione dei popoli, ai poveri, ed è piuttosto una parte, un po' di una cospirazione vicina al capitalismo rigido contro le speranze valide dei popoli. Il problema era dunque considerare la dottrina sociale della Chiesa come un terzerismo, spiego il termine. La profonda necessità sociale, politica, economica era un cambiamento radicale del sistema, una rivoluzione, no un cambiamento dentro del sistema. E parlare di un sviluppo, di cercare delle situazioni più chiare dentro dello stesso sistema, con un miglioramento possibile, era assolutamente vietato. Così il terzerismo significava aiutare in profondità, da nascosto delle volte, un capitalismo ferreo, rigido, disumano. E c'era un po' il frutto di questa posizione, gli sbagli conosciuti riguardo a una ideologia nuova che incominciava a penetrare nella Chiesa, soprattutto nell'America Latina, dove tutti i temi passavano per la minaccia e per la mancanza di chiarezza di questa nuova ideologia. Il problema era assai importante. Grazie a Dio, nella conferenza di Puebla, dopo alcuni anni di celebrare l'Evangelii Nuntiandi nell'anno 94, il sinodo dell'evangelizzazione che ebbe come prodotto l'Evangelii Nuntiandi, le acque cominciarono a stabilizzarsi, a essere meno turbolente, e il chiarimento all'interno della Chiesa per la dottrina sociale ebbe il suo grande momento per noi nella conferenza di Puebla. Ma si è dovuto raggiungere una certa pienezza provvidenziale dei tempi per vedere ancora più chiaro. Lo aveva visto con un'intuizione immensa Paolo VI, e quasi tutti i chiarimenti fondamentali all'altezza della Evangelii Nuntiandi si trovano qua in nucci, germinalmente, perché Paolo VI aveva chiarito tutti i problemi basici di una nuova ideologia, la teologia della liberazione, che sostituiva per parecchi tutti gli sforzi e tutta la possibilità stessa della dottrina sociale della Chiesa. Ma nel momento della Centesimus Annus abbiamo avuto il grande cambiamento mondiale,
il seppellimento e la sconfitta di una ideologia, l'anno 89, ma soprattutto abbiamo visto per esperienza del socialismo reale il vuoto profondo, gigantesco, di umanesimo, non soltanto una sconfitta economica, politica, ma una sconfitta in termini umani, una sconfitta che penetrava questa ideologia e che profondamente dimenticava l'uomo e dimenticava la famiglia. Ecco perché ai 100 anni il mondo culturalmente aveva cambiato in un modo inaspettato, incredibile. Forse posso raccontare una aneddote, ma che forse può illuminare. Io sono stato il primo, per casualità, a far conoscere al Papa Giovanni Paolo II il libro Perestroika. Ero venuto a Roma, venivo ogni mese, e avevo acquistato all'aeroporto a Parigi Perestroika, era la prima edizione, ma passavo una notte per un po' ristabilirmi e preparare l'organismo per il sonno, ma ho passato la notte leggendo quel libro e ho avuto un pranzo col Santo Padre e gli ho detto: ho acquistato un libro ieri, quasi l'ho finito, e si chiama Perestroika, in francese. Dicevo, ma un libro? E questo libro cosa dice? No, io ho capito diverse cose, impiegano diverse parole, glasnost, perestroika, e anche una parola che non conosco molto, ma tante cose positive, il riconoscimento del cristianesimo in Europa, le valide radici, perché si trovava quel tema, un po' la critica dal di dentro, e mi ha detto il Papa: posso avere questo libro? Ho detto sì, ma è un po' pieno di sottolineature, e li ho portato dopo. Curioso, non aveva nessuna informazione e nessuno si aspettava. Ecco perché il problema di questa grande rivoluzione pacifica, possiamo dire, fu una rivelazione e una sorpresa. Anche se il Santo Padre conosceva molto bene, con le esperienze, con la dottrina, il mondo marxista, ma il mondo della politica marxista e di questa grande sorpresa fu veramente una rivelazione per lui. Dopo abbiamo visto come il Papa ha avuto i primi dialoghi con Gorbaciov e tutte le svolte, ma interessante, perché anche forse nella Santa Sede c'era un po' la visione di un collettivismo marxista che sarebbe duraturo, se non eterno. Ma la verità è che i piedi fragili di quel sistema hanno mostrato un collasso ideologico totale. Collapso che in un modo molto chiaro presenta la Centesimus Annus, soprattutto nel numero 41, che in un modo sintetico possiamo ricordarlo
Così, il problema del collettivismo marxista non fu l'economia. Uno dei problemi certamente non funzionava, era piuttosto la povertà che la ricchezza, il totalitarismo che la distribuzione, tutto quello che noi sappiamo anche dal punto di vista politico. Ma era una concezione ideologica che studia bene l'enciclica sotto il problema, il termine alienazione, che sappiamo ha tutto un fondamento religioso, hegeliano, e l'esvuotamento dell'uomo, nella Epistola ai Filippensi, nella denudazione del verbo, quello che è la alienazione, l'espoglio, la kenosis, che è passata al pensiero marxista con una visione certo secolarizzata per via Hegel, era presentata di un modo assai interessante nella fenomenologia dello spirito di Hegel nell'anno 1808. Dunque, il Dio, l'uomo sotto la onnipotenza di Dio che riduce l'uomo a cosa, ma la svolta di una rivoluzione come presa di posizione riguardo a Dio, l'alienazione aveva molto di tema religioso, di messianismo, di promesse che sono passate così al marxismo con una certa ingenuità nell'opera dell'anno 44, le opere di gioventù di Marx. Ma qual era il problema? Che l'uomo, e certamente la famiglia, nell'analisi marxista, bisogna ricordare Althusser, pur Lier Marx, e altri studiosi, presentavano come una superstruttura di privatizzazione, così la morale, la religione in genere, una superstruttura rispondente a un vuoto economico dei modi di produzione. Ciò che conta di più in una ideologia economicista era il modo di produzione. E come la produzione è spogliata dai lavoratori, questa contrarietà interna fa sorgere una superstruttura vuota, soltanto ammessa nella privatizzazione, e siamo davanti a una creazione dell'uomo per una alienazione che ha la sua forza economica e per la forza economica una specie di sublimazione spaventosa di cosa è l'uomo. L'uomo marxista, la concezione dell'uomo in Marx, è assolutamente contraria, ben lo sappiamo, a una concezione profondamente cristiana. L'uomo è un giocattolo, è una marionetta nelle mani di Dio, non ha libertà. E questo è possibile per l'espropriazione che fa il capitalismo. Tutta quella spiegazione che noi ben conosciamo, che passava anche per la teologia della liberazione, ispirata nell'analisi marxista più acritico, fa che la rivoluzione scoppiata pochissimo tempo prima della
Centesimus Annus sia una grande rivoluzione culturale del pensiero sull'uomo e soprattutto, nel nostro caso, del pensiero sulla famiglia. Ponderare, ripensare questo fatto è importantissimo e io penso che della Centesimus Annus è partito il Papa Giovanni Paolo II alla Evangelium Vitae con un tratto molto speciale che noi abbiamo anche da vicino seguito dal nostro dicastero, come d'altronde per la preparazione di certi aspetti della enciclica Centesimus Annus, soprattutto, come dirò luogo, sul tema della ecologia umana e ecologia sociale, per distinguerla da altri tipi di ecologia di cui parlerò dopo. Il momento dove la Centesimus Annus si apre a un'altra enciclica storica, l'Evangelium Vitae, è questo. Dice il Papa, all'altezza della Rerum Novarum, noi dovevamo pensare sulla conflittualità, le lotte di classe e la conflittualità che è essenziale alla società stessa, immatura. Dunque la rivoluzione è la fonte di tutti i cambiamenti, di tutte le possibilità. Lotta di classe è fondamentale. Ecco perché dice, se all'altezza della Rerum Novarum troviamo il problema del proletariato come importante ed emergente in lotta, all'altezza d'oggi, dopo la Centesimus Annus e nel scritto dell'Evangelium Vitae, troviamo un'altra situazione. Altre categorie di persone, già non più il fattore storico del census historiae nel marxismo, del proletariato, ma degli uomini, nuove categorie di persone che sono succubi di una società, vittime di una società, che hanno diritti non riconosciuti, che non possono parlare, come i non nati. Si riferiva certamente al problema dell'aborto, come gli anziani che non contano, che sono una carica per la società, per la famiglia, che non hanno una qualità di vita, come gli ammalati terminali. E questa nuova, per così dire, categoria di persone occupa la parte introduttoria della Centesimus Annus, ma alla luce di questo cambiamento culturale dobbiamo dare la voce ai più poveri, i più impotenti, i più ignorati, che hanno il diritto fondamentale alla vita e che sono le vittime di una, una visione di pena di morte, un'esecuzione capitale. Curiosamente questo che troviamo nell'Evangelium Vitae fu oggetto di una lettera inviata a tutti i vescovi, dove il tema era così presentato. Ma una nuova visione culturale, antropologica, storica, una nuova Weltanschauung è alla base di questa enciclica Centesimus Annus. Per dire il cambiamento nella dottrina sociale, come sono e come si trovano nell'enciclica, dopo
io darò al padre Sirico le foglie, ma preferisco parlare così in famiglia. Primo aspetto. La famiglia rappresenta un fatto sociale di primo ordine. La famiglia è soggetto sociale. È soggetto sociale riconosciuto come il centro di tutto l'ingranaggio, che non può essere spiegato né per l'economia sufficientemente, ed ecco il peccato dell'ideologia, spiegare la totalità per una particella anche importante, o per la politica, ma piuttosto per i modi di produzione nel sistema marxista. La famiglia è un soggetto sociale e quella è un'acquisizione di piena maturità culturale nei popoli. Pensiamo per esempio a Aristotele nell'Etica Nicomaco, nel capitolo 8, tutti questi pensieri splendidi dove la famiglia è l'amicizia fra un uomo e una donna, aperta alla vita, hanno i figli sono la gioventù di quell'amicizia. È la concezione valida, pagana, ma valida, del matrimonio, matrimonio fra un uomo e una donna, con un compito di dare la vita, di produrre i cittadini, e questo soprattutto con una sottolineatura importante: la famiglia è anteriore e superiore allo Stato, che dobbiamo ben capire come formula aristotelica, perché lì radica la sua possibilità di una certa sovranità. E una certa sovranità sociale, della dottrina sociale riconosciuta alla famiglia, fu buona parte della gratissima Anzane, la lettera alle famiglie, una certa sovranità. La famiglia non è un'appendice dello Stato. La famiglia, se diventa questo, subisce il totalitarismo dell'invasione delle ideologie vecchie e nuove. Le nuove, il Papa, nell'ultimo libro che ha scritto, le ricorda benissimo. Ideologie. Cercano di poter spiegare il mistero dell'uomo, della famiglia, soltanto per una parte e un aspetto dell'ingranaggio sociale, economico, politico. La prima rivelazione forte che fa il recupero di questa visione della famiglia. Così poteva dire Cicerone e Seminarium Rei Publici, così ripete il Concilio e ripetono tutti i documenti sulla famiglia: è la base necessaria della società, senza famiglia non è possibile avere società, avere i tessuti sani, essere sicuri verso un futuro nobile, degno dell'uomo. E questo lo fa oggi la dottrina sociale, tramite un primo approfondimento più incentrato con l'esperienza storica del crollo del comunismo e la reinterpretazione di cosa è la vera alienazione. E l'uomo alienato economicamente non è la sola esplicazione del vuoto storico e delle conflittualità storiche, eccetera. Dunque, la famiglia soggetto sociale. Ma soggetto sociale come totalità. Nei documenti delle Nazioni Unite riguardo a diritti fondamentali dell'uomo, anni fa si faceva
il lavoro nostro sui 50 anni della dichiarazione e anche su altri documenti, per esempio la Convenzione dei diritti dei bambini dell'anno 89, proprio l'anno della grande svolta, hanno un problema, che hanno ancora una visione piuttosto individualista, non sociale. Chiaramente, qual passo possiamo trovare, anche perché sappiamo dietro i diritti fondamentali dell'uomo quali furono le grandi figure, e furono grandi figure cristiane. Ma era difficile far passare una concezione più integrale del ruolo della famiglia, della società. Ma con il documento, la carta della Santa Sede sui diritti della famiglia, già troviamo una maturità piena di luce nella dottrina sociale. Perché? Lì si vede come la totalità, holistic term, la concezione integrale, totalizzante della famiglia, suppone che non sia la famiglia atomizzata nei membri. Anche per la Convenzione dei Bambini c'è questa protesta d'Agostino. È una famiglia individualista, atomizzata nei gruppi, padre, madre, figli. Anche politicamente questa atomizzazione la vediamo oggi, tema sociale, ma non più. No, la Chiesa difende che questo soggetto sociale sia integrale. Ecco perché il genitivo, diritti della famiglia, perché il soggetto è uno, è complesso, ma è forte, è la famiglia integrale, con tutti i membri, e anche con l'apertura essenziale alla grande famiglia. Nell'ultimo sinodo sull'Eucaristia, il tema della famiglia fu così studiato, anche con un'importanza molto grande, per dire, nel campo propriamente pastorale, neanche frammentare la famiglia nella assemblea liturgica. È la famiglia che deve andare alla domenica, all'Eucaristia, come un tutto, non bambini per una parte, giovani, è difficile quello, per altra, e genitori. No, no, è parte di un'assemblea, ma con la visione pastorale, ma essenziale. Il forte contributo per la società della profondità e dello spessore immenso della famiglia, che non può se non essere riconosciuta, rispettata dallo Stato, come la missione della famiglia deve essere rispettata dallo Stato. Ecco la visione della Carta dei diritti della famiglia, che mai parla, per essere dialogante, per poter dialogare con i politici, i legislatori, gli insegnanti, gli specialisti, in una disciplina aperta, pluridisciplinaria, mai parla del sacramento. È la famiglia, come ci ha ricordato il Papa, che è una gioia, un patrimonio indissolubile, indimenticabile della società, nell'emergere della straordinaria missione della famiglia nella stessa società. Quello non era la visione prima in tutti i pensieri, ma oggi è una conquista validissima. Ecco perché padre ci ricordava il principio di sussidiarietà, perché quando il Papa, all'altezza
de gratissime insane, eseguendo i principi già sottolineato nella Centesimus Annus, chiama al rispetto della famiglia, chiama nello stesso momento al principio di sussidiarietà, non l'invasione della famiglia, non togliere la sua missione, non reemplazare con gli strumenti degli stati che anche dicono di rispetto democratico, ma l'invasione nel campo culturale, educativo, eccetera, dappertutto è insopportabile e non è secondo il principio della sussidiarietà rispetto a queste istituzioni intermediarie, ma rispetto profondo a questa istituzione centrale, pilare della società, dove non è riconosciuta la famiglia e la famiglia non è riconosciuta economicamente anche, che è il nostro tema, la società è a rischio. Gli stati che non hanno famiglie che sono capaci di dare la vita, di accogliere, di formare nei valori cristiani, secondo quello che San Tommaso chiamava bellamente l'utero spirituale della famiglia. Se non ci sono le famiglie che portano più avanti i bambini e anche i giovani in quell'utero spirituale, la società non è sana. La politica degli stati non è assolutamente valida. La sanità, la forza, la capacità d'educazione di trasmettere i valori umani e cristiani è assolutamente indispensabile se vogliamo avere un futuro. E questa è la grande domanda oggi che ci fa presente nuovamente la Centesimus Annus. Dove andiamo? Con che concezione dell'uomo? Con che concezione della famiglia? È possibile cambiare arbitrariamente le definizioni? Non l'amore integrale di un uomo e una donna, totius vitae, nella donazione totale, ma l'altra definizione che accettano anche contro le costituzioni, l'unione di due persone. E perché non di più persone? Perché non gruppale? E perché non aprire a tutte le possibilità se la cosa è così comoda? Soltanto c'è l'esigenza di cambiare le definizioni. E così come cambiano la definizione dei diritti degli uomini, e ci sono nuovi diritti degli uomini. E così cambia tutto sotto il terrore della discriminazione. No, invece questo soggetto sociale che ha una certa sovranità che deve essere riconosciuta e che all'interno della Chiesa anche deve essere riconosciuta pastoralmente con tutti gli aspetti, è il futuro della società. La società non può vivere senza famiglie valide e strutturate. Un'altra riflessione. E questo è già un po' aprendo le considerazioni più profonde dagli economisti, degli esperti. Questa sovranità, questo irrompere nell'istoria della famiglia con un spessore sociale, dunque senza la privatizzazione del mondo marxista e delle altre nuove ideologie, oggi il grande rischio è che la famiglia privatizzata e accettata come privatizzazione anche dai giuristi, e questa è una contraddizione quasi in termini, questa famiglia deve portare a una comprensione piena, umanista, della società, dell'uomo, di ciò che questa comunità di vita e di amore può rappresentare anche nel campo economico. Il numero 40, dicevo io,
ricordavo, e totalmente consacrato al tema dell'economia umana, ecologia umana. Voi ricordate in quel tempo qual era il problema. Due esempi. Quando io ero in un congresso a Vienna, ero ospite dell'Annunziatura, aveva crollato un grande arbore nel giardino dell'Annunziatura. E ho detto all'Annunzio, che cosa è accaduto? Bene, è crollato quest'arbore. Da due anni nessuno può mettere mano. Questo è qualcosa di sacro. È l'ecologia. Era lo stesso tempo, adesso un po' come stiamo leggendo sui giornali nella Gran Bretagna, il problema delle balene che erano nella trappola dei ghiacci. Il mondo non respirava più perché le balene agonizzavano, erano alla fine. Qual era il problema dell'ecologia? Ma l'ecologia umana non contava. Un mondo soddisfatto dei crimini massivi dell'aborto, preoccupatissimo di un'ecologia umana. Ecco perché ecologia umana, il nome, ecologia sociale, per tornare a una visione più ampia, più ricca, nell'ossigeno vitale che viene per gli uomini a partire dal focolare domestico, santuario della vita, chiesa domestica, dove la vita incomincia, dove il bambino è amato. E nell'ultimo sinodo, un'espressione che mi ha colpito, e un po' facendo riferimento a Descartes, sappiamo Descartes diceva cogito ergo sum, bene, cogito ergo sum, penso, dunque esisto. Ma nell'ultimo sinodo, qualcuno non mi ricordo chi era, dice, ma quello può essere cambiato, sono amato, ergo sum. E questo che si trova qua nel capitolo, nel numero 40, il bambino accolto, accolto nell'amore, nella tenerezza, accolto da una coppia che lo ha procreato non soltanto biologicamente, ma che lo ha educato, che lo educa nell'amore, nel dialogo. L'uomo e il bambino si rende conto di essere persona, di avere una coscienza, di essere un ego per la relazione, per il sorriso, per quel dialogo prima non articolato, prima della nascita. Ma già c'è qualcosa. Ma dopo la nascita, per tutta la relazione con i genitori, soprattutto, sappiamo bene, con la madre, per tutta la creazione morale, insieme con l'impostazione del linguaggio. L'uomo si rende conto che vale in quel momento. Un piccolo aneddoto, forse c'è qua Monsignor Cipriano Calderone, abbiamo fatto un incontro molto importante del nostro dicastero a Rio de Janeiro sui bambini della Rua. Questa esperienza la ho approfondito lì, sentendo tutti i dialoghi. I bambini della strada o nella strada non si amano, perché non sanno e non hanno l'esperienza dell'amore, non hanno il minimo apprezzo di se stessi. Ecco perché giocano. La violenza e tutto è possibile, perché non conoscono la loro dignità, perché non sono amati. E gli esperti, da seguire i bambini in quel stato di abbandono e di desolazione, ci hanno
ben capire una risurrezione dei bambini. Nascono quando c'è un relazionamento d'amore per un gruppo come in famiglia. Ma questo è il miracolo di ogni giorno. Nasce alla vita il bambino verissimamente dopo la procreazione col sorriso, il dialogo, le cure, la tenerezza dei suoi genitori. E così tutto il mondo morale si svolge, cresce e la persona è capace di dire io valgo. E un approccio alla eminente dignità della persona umana è possibile per il fatto di essere amati. Questa è la ecologia umana. Finalmente, perché ho il rischio di parlare oltre, questa verità del crescere, del maturare, nell'unica istituzione che fa maturare e che umanizza pienamente l'uomo, anche in una realtà di tipo economico. Dunque, l'emergenza, il valore sociale che è negato oggi con le coppie di fatto, questo è negare il valore pubblico davanti alla società e certamente davanti a Dio. Ma sempre, anche se nella civiltà rurale, agraria, il fatto dell'unità economica familiare era totale, per così dire, e nel mondo urbano, industriale, le cose hanno cambiato, sì, ma non radicalmente, perché ancora la famiglia è una grande realtà economica che non hanno visto in tantissimi casi i governi, in tantissimi casi i parlamenti, e che noi nello stesso nostro dicasterio non vedevamo con chiarezza, e dobbiamo avere l'aiuto di diversi incontri, soprattutto con l'aiuto di Gary Becker, che è premio Nobel d'economia dell'Università di Chicago, sul tema la famiglia capitale umano. Fu per noi una importante rivelazione, anche come per Gary Becker, che è ebreo, che per la prima volta sentiva parlare di dottrina sociale della Chiesa. E quando siamo andati all'udienza col Santo Padre, è l'unica cosa che ha detto: santità, io sto conoscendo un mondo in questa settimana che mai avevo conosciuto. La dottrina sociale della Chiesa è importantissima. Così anche con un incontro che abbiamo fatto con Acton Institute e sul tema economia e famiglia. Interessantissimo. Ma questo ci ha portato a vedere come oggi, anche se non è nella totalità, se ci sono diversi aspetti, la famiglia continua a essere oikos, dunque il termine che fa pensare nell'economia, una società economica di lavoro, delle coppie, chiarissimamente ancora nel mondo, quando tante volte è stato io a Taiwan, è chiarissimo come, quasi come se fosse agraria la civiltà e non l'agraria a Taiwan, ogni famiglia è una unità di lavoro, anche fisicamente, anche gli appartamenti, sotto il primo piano, sempre è qualcosa di lavoro. Ma questa è una verità ancora oggi. Nella educazione, cosa rappresenta la famiglia? Nella trasmissione dei veri lavori, nella educazione umana,
non confundendo educazione soltanto con quella scolarizzata. C'è un'educazione fondamentale che prepara l'uomo maturamente per entrare nella società. E questa è una vera educazione. Ecco perché non è vero dire che nelle nazioni poverissime è impossibile educare. No, sarebbe la peggiore tragedia. Non sarà l'educazione scolarizzata e meno universitaria, ma educare per essere persona. Tanti poveri li fanno. Soprattutto occorre difendere questo principio dove nel mondo le famiglie non sono aiutate, con un'economia chiusa, con dei governi egoisti. Incomincia il mondo a vedere di più. Ma la famiglia non era la grande preoccupazione sociale nei parlamenti, nei governi. Lo sappiamo che negli Stati Uniti, adesso, e questa settimana ho avuto la visita del consigliere della Casa Blanca per tutti questi temi, è una vera preoccupazione importante e una grande speranza per il futuro. Ma la famiglia è una unità economica e in quella unità economica il grande valore è il capitale umano. E in quel capitale umano un grande valore che occorre far emergere è la donna. Ecco perché troviamo qua un po' il vincolo con Laborem Exercens. È una grande nostra preoccupazione, tanti incontri abbiamo fatto per sentire, per vedere le proposte. La donna, quando è con libertà, quando ha il tempo di essere sposa, madre, bene, è un'altra cosa. E così armonizzare il suo lavoro fuori del focolare domestico con quella possibilità. Ma quando è costretta, quando la donna non ha più tempo, è obbligata, quando deve scegliere fra il lavoro e i figli, e quando non ci sono strutture intermediarie di aiuto, oggi è possibile nella gran famiglia gli avi. Per i nipoti sono una cosa straordinaria, ma quando non ci sono tutti gli aiuti è la famiglia che soffre. E come tante volte ho lavorato insieme a Gary Becker dice: dimenticare la forza della unità economica e il lavoro valioso, prezioso delle donne è proprio un grande peccato storico. I governi devono proteggere quel capitale umano, aiutare le donne e aiutare a che siano madri ed spose, a che abbiano il tempo di educare, ma a che anche, se è possibile, possano conciliare questo con una certa occupazione. Tante esperienze e ipotesi di lavoro abbiamo raccolto in diverse nazioni, sono molti i momenti dove abbiamo pensato in questo. Ma vedere anche il valore economico di quella famiglia stabile, unita, se più unita e più stabile, più aiuto alla società. La grande crisi nelle diverse nazioni sono le famiglie disgregate che costano al Stato tantissimo, che costano nella tragedia dei figli e che costano nel non poter svolgere la donna ciò che deve svolgere in pienezza. Ritornare dunque a una considerazione della famiglia, sappiamo bene che dicono che le donne soprattutto sono esperte in economia come grandi ministri dell'economia, ma il bene che fa per un Stato,
le Stato tutto quello che fa come investimento in questo campo per la famiglia è la proposta di Gary Becker che facciamo nostra, andrebbe nella via di uno sviluppo sociale profondo, vero. Il test necessario se la politica va bene e anche se l'economia umana va bene è la famiglia. Le famiglie educano, hanno ciò che è necessario, sono aiutati nella sua missione fondamentale, hanno la pace, la speranza, i bambini rappresentano quel fiore, quella speranza per la società, alla società va bene, è sana, alla società è ricchissima, ma le famiglie sono distrutte, anche se non sia colpa di questo o dell'altro amministrazione, è un flagello sociale che deve essere rivisto. Alcune considerazioni che passerò più in forma, perché penso che ci sarà una pubblicazione, e chiedo da voi le scuse per essere in una presentazione un po' di flash, ma che va un po' al centro di quella splendida realtà, un Vangelo della vita, un Vangelo della famiglia, una famiglia che ha l'ingrediente fondamentale del bene comune universale, del bene comune di ogni società, e anche il bene comune universale una conquista della dottrina sociale della Chiesa. Se l'economia, la dottrina sociale della Chiesa aiuta e rispetta la famiglia per far nascere un universo di volto umano, siamo nella buona strada aperta da questa storica enciclica. Tante grazie.